Grazie, avevo previsto questa cosa, mi faceva piacere essere qua con voi questo pomeriggio. Scusate intanto per la voce, però raffreddore tremendo, per cui no, io devo dire due cose solo. Una cosa positiva è che anch'io, nonostante insomma, sono, mi ritengo ancora relativamente giovane, però tutto sommato io bazzico nel dialetto per un discorso di tradizione di famiglia, vengo da una compagnia, da persone che hanno sempre fatto del teatro in dialetto e all'età di 8 anni, dall'età di 8 anni non ho mai smesso ancora, continuo a farlo. E io sono passato, la cosa positiva è che già quando 20 anni fa, 30 anni fa, si parlava della morte del dialetto, del dialetto che in qualche modo era destinato a morire. La cosa positiva è che comunque siamo ancora qua a parlarne, a sentire testimonianze, a sentire poeti che si esprimono in dialetto, e credo che neanche a farlo apposta poi si siano toccate proprio negli anni delle punte molto alte, proprio a livello di poesia. Il mio rammarico, come appassionato di teatro, è quello che le grandi cose che sono state fatte per quanto riguarda il teatro in Romagnolo sono state fatte da poeti prestati al teatro. Mi riferisco a già citato Raffaello Baldini, con Zitti Tutti, con la Fondazione, ma anche a Nino Spadoni, con Valle, con tutte le opere proprio date in scena anche dalla Compagnia delle Alpi, da Giovanna Montanari e da chi ha lavorato anche sul dialetto. Il mio rammarico è un po' questo, è anche vero che sono sempre gli autori che fanno la fortuna di una lingua. E non abbiamo avuto la fortuna noi in Romagna di avere un Edoardo De Filippo, di avere un Goldoni, di avere comunque persone che hanno saputo portare attività di lingua attraverso il teatro, i loro dialetti. Il nostro ha fatto un po' meno carriera, ma proprio perché forse è stata colpa anche in parte nostra. Giuseppe si ricorderà benissimo quando al liceo c'era qualcuno che si vergognava di parlare in dialetto. Noi abbiamo vissuto momenti in cui c'era qualcuno che veniva e diceva: non si sentirà mica che ho la S romagnola. Ecco, da questo siamo passati invece, non so quanto sia bene questo, dalla parte opposta, no? dalla parte dove uno si fa vanto di conservare questa S romagnola che identifica in qualche modo l'appartenenza ad una identità. E bisogna stare attenti perché io, almeno nel mio piccolo, abbiamo sempre cercato di lavorare, cercando di, anche grazie a insegnanti illuminati come il professor Marcello Savini del liceo, di quando facevamo il liceo, anche allo stesso Giuseppe, io mi ricordo al 77, scusa se sbaglio, ma al 77, 76 al Fuori di Don e in Paltea, mi pare se non sbaglio, e io ero curioso di leggere queste cose e mi faceva piacere leggere di chi, persone giovani, giovanissime che si esprimevano in questa lingua. Secondo me la cosa che io vorrei, che cerchiamo sempre di fare, è quella di far capire, si è parlato prima, di come i dialetti, tutti i dialetti, rappresentano una ricchezza fondamentale, una grande ricchezza, e credo che comunque la strada da percorrere sia quella della condivisione della ricchezza di una lingua e non quella di rivendicarne in qualche modo l'esclusiva, perché ci porterebbe verso cose che sarebbe bene non facessero parte di questa benemerita attività che viene svolta e che io spero che si continui a parlare in dialetto ancora per molto tempo. Grazie.